Per comprendere il conflitto israelo-palestinese, paradossalmente è molto meno necessario leggersi i giornali, la cronaca e guardare la televisione, piuttosto che invece andarsi a ripescare eventi che sono talmente lontani che in apparenza, viene da dire ma cosa c'entra? Come ci aiutano a capire cosa sta succedendo oggi in Palestina? E il problema centrale della tragedia palestinese, e quindi possiamo dire poi di conseguenza il conflitto israelo-palestinese, ma è soprattutto la tragedia palestinese, è come è stata raccontata nella storia. E io sono profondamente convinto che se venisse raccontato quello che è realmente accaduto, cioè se l'opinione pubblica occidentale avesse ricevuto un racconto radicalmente diverso da quello che ha ricevuto sul conflitto, il conflitto non sarebbe neppure più in corso, perché ho una fede profonda nel fatto che l'umanità, bene o male, nel progresso della storia, riesce a fermare la barbarie, però la ferma solamente nel momento in cui la conosce, sa che c'è. Mentre invece la narrativa che è stata raccontata sul conflitto israelo-palestinese è una narrativa che racconta l'opinione pubblica occidentale, che è quella che ahimè conta, che esiste un popolo di vittime, di un'ingiustizia che è probabilmente una delle più grandi della storia, cioè l'Olocausto, che povero popolo sta cercando di trovare una propria sistemazione nazionale, una propria sicurezza. L'ha cercata in questa terra che si chiama Palestina, con cui ha dei contatti, dei legami, chiamiamoli spirituali, teologici, eccetera. E in questa terra c'è, chissà perché, inspiegabilmente, una presenza araba, probabilmente arretrata, probabilmente ostile, probabilmente barbara e incolta, che per qualche motivo vuole continuare la persecuzione di questo popolo all'infinito. Ora, questa è la narrativa che tutta l'opinione pubblica occidentale sa di Israele. Vedono che Israele fa le guerre, vedono che Israele ammazza anche i civili. Però, accidenti, la narrativa è questa. Sì, fa le guerre, ammazza i civili, però si deve difendere dall'ennesimo tentativo di annientamento. Finché questa continuerà a essere la narrativa sul conflitto israelo-palestinese, la civiltà occidentale, che ripeto che ahimè è quella che conta, perché ha in mano i bottoni, dalla stanza dei bottoni, non riuscirà mai a fermare questo conflitto. Va riraccontata questa narrativa, va detto cosa veramente accadde, cosa realmente accade in quei paesi, e quando la gente saprà, ripeto questo, la gente potrà mobilitarsi per fermarlo. Ora, per farvi capire cosa è stato raccontato alle persone comuni del conflitto israelo-palestinese, vi faccio un esempio che potrà sembrare strano, strampalato, ma calza moltissimo. L'esempio è questo: immaginate se la rivoluzione francese fosse raccontata nelle scuole, nelle università, all'interno delle famiglie, nei dibattiti, nei libri, nella narrativa corrente di una cultura, partendo da zero, da immagini come un gruppo di uomini esagitati che trascina in una piazza degli altri uomini in mezzo a una folla che inveisce, urla, sputa e manda insulti, e questi disgraziati vengono caricati su un patibolo, messi sotto una ghigliottina, gli viene tagliata la testa. Scena 2, altri uomini in stracci, volgari, con mazze, forconi, coltelli, eccetera, entrano in una villa, violentano le donne, tagliano la gola ai bambini, bruciano tutti gli archivi che trovano, prendono il capofamiglia, gli tagliano la testa anche a lui, eccetera. Se la rivoluzione francese fosse stata raccontata partendo da zero, da queste scene, l'umanità oggi saprebbe che è stato un colpo di Stato di un gruppo di terroristi barbari che hanno ammazzato, bruciato, tagliato la testa a quantità impressionanti di persone che tutto sommato, sì, erano benestanti, ma facevano la loro vita, non hanno fatto male a nessuno. E quindi la rivoluzione francese sarebbe nella testa di tutti come un atto barbaro da dimenticare nello sviluppo della civiltà e che è stato poi superato dalla storia, eccetera, eccetera. Guardate che è successa esattamente la stessa cosa col conflitto israelo-palestinese. Cioè ci hanno cominciato a raccontare questa tragedia da quelle scene in poi, cioè dalle scene dell'OLP che fa una strage in un aeroporto, dalle scene sempre dei guerriglieri di Hamas che ammazzano un ostaggio americano, dalle scene di Hamas che si fa esplodere, eccetera. È chiaro che l'umanità, intendo dire l'opinione pubblica occidentale in questo caso, perché gli altri invece le cose le vengono a sapere, l'opinione pubblica in questo caso cosa pensa? Eh beh, abbiamo un gruppo di fanatici, un gruppo di delinquenti, di assassini, eccetera, che colpiscono Israele, fanno stragi, tentano la presa del potere con metodi che sono inaccettabili, eccetera. Quindi è accaduto questo.
Allora, bisogna tornare indietro e per capire esattamente le origini di quello che è successo dobbiamo arrivare ad una conferenza che col problema israelo-palestinese in apparenza non c'entra niente ed è una conferenza che accadde oltre 100 anni fa, la conferenza di Berlino del 1884-1885. Perché è importante questa conferenza? Si riunirono in questa conferenza le massime potenze mondiali di quel tempo, quindi europee, e queste potenze stabilirono un principio che, attenzione, è fondamentale, ripeto, per capire cosa succede oggi in Palestina. Il principio era quello della terra nullius, cioè dissero le terre, e si era in piena epoca coloniale, bene o male comunque bisognava giustificare in qualche modo il fatto che questi andavano dove gli pareva, ammazzavano chi gli pareva e prendevano le terre e le risorse che gli facevano piacere. Allora, per giustificare questo cosa dicevano? Bene, esistono terre nullius, cioè terre di nessuno, popolate da popolazioni barbare, quindi selvaggi, quindi praticamente poco più che scimmie. Bene, su quelle terre noi abbiamo diritto di andare e arraffare quello che vogliamo, di colonizzare dove ci pare, di dominare. La Palestina entrò in quella definizione di terra nullius. Era considerata dal più grande sionista mai esistito, Theodor Herzl, che muore nel 1904, come una terra senza popolo, che doveva essere destinata a un popolo, gli ebrei, senza terra. Ora, se voi vi fermate un secondo su questa affermazione di Theodor Herzl, capite esattamente tutto quello che è successo dalla fine dell'Ottocento all'anno 2009. Perché è ancora esattamente questo lo spirito che anima la natura della nazione israeliana. Ancora loro si considerano un popolo elevato che ha colonizzato una terra di barbari, che ancora sono barbari, e che quindi hanno diritto di colonizzare per portare avanti i principi della democrazia, della libertà, eccetera, eccetera, di un popolo che non c'era, che non è un popolo, che non esisteva e che quindi non può reclamare niente. Golda Meir, primo ministro israeliano negli anni 70, famosa per essere stato il primo ministro di Israele durante la strage dei Giochi Olimpici di Monaco, disse: ma a chi dobbiamo restituire la terra se non c'è nessuno a cui restituirla? Questa donna, ignorante di storia, veniva da Milwaukee in America, ma era figlia della conferenza di Berlino del 1884-85, era perfettamente, profondamente convinta che un popolo palestinese non esistesse, che c'erano, come dicevano i sionisti, alcune tribù arabe sparse di qua e di là, cosa che è completamente falsa, perché il popolo palestinese c'era, era numerosissimo e soprattutto importante da sapere, prima dell'arrivo dei sionisti dell'Europa, e arriviamo adesso all'epopea sionista, era un popolo, quello arabo-palestinese, che viveva in perfetta armonia con la popolazione ebrea presente nella zona.